Un'opera importantissima che rende lustro alla costiera amalfitana e a tutta la Campania. Ha commentato così soddisfatto il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, rispetto all'inaugurazione del nuovo depuratore. Con il nuovo sistema di depurazione le acque marine di Amalfi, ma non solo, avranno una qualità straordinaria rispetto al passato. L'intervento di adeguamento è stato finanziato dalla Regione Campania con fondi CIPE per una cifra totale di 7 milioni di euro. All'inaugurazione di ieri presente il governatore De Luca, giunto fino all'impianto in località Cieco. Prosegue quindi la ristrutturazione degli impianti di depurazione in Campania che nei prossimi anni dovrebbe portare tante bandiere blu nella nostra regione, in particolare in provincia di Salerno. In un anno e mezzo quindi Amalfi è stata la protagonista di questo completamento di un'opera prevista. All'inaugurazione presenti anche il procuratore di Salerno Cannavale, il professor Massarotti, custode giudiziario dell'impianto nella fase importantissima preliminare dell'intervento, oltre a tanti altri sindaci della costiera amalfitana. L'impianto di depurazione di Amalfi, assolutamente tecnologico, ultramoderno, sarà capace di garantire un'alta resa depurativa insieme a tutti gli altri che sono in corso di progettazione ed esecuzione, ha dichiarato soddisfatto il sindaco Milano, oltre ad una qualificazione delle acque del territorio come eccellenti per una balneabilità che raggiungerà livelli straordinari.